Buongiorno e benvenuti da parte di Marco Dall'Ava al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Dopo il mancato annuncio dell'inizio del tapering da parte della Fed alla vigilia, ieri ci si è definita una fase correttiva sui mercati americani, un forte allungo registrato ovviamente alla vigilia a seguito appunto del mancato annuncio della riduzione di quantitative easing. Ieri viceversa il mercato americano, dopo ancora aver definito un allungo positivo nella prima parte di giornata, ha visto prevalere delle prese di beneficio. Un movimento assolutamente normale dopo il forte rialzo della vigilia che ha fatto così terminare il Dow Jones e l'S&P 500 in leggero territorio negativo. Viceversa ancora con la freccia verde ha chiuso il Nasdaq, l'indice tecnologico, che ha terminato la penultima seduta di settimana con un più 0,15%. Che cosa è accaduto da un punto di vista tecnico ieri sull'S&P? Il movimento rialzista aveva registrato un chiarissimo breakout con anche conferme su ampi time frame dei massimi storici passanti in area 1704, un segnale che aveva permesso così di definire un ulteriore allungo fino alle resistenze passanti tra 1725 e 1727, prime resistenze che avevamo definito proprio nella mattinata di ieri e da cui è iniziata una prima fase di correzione. Attualmente l'S&P ha stornato e si trova in questo istante a 1714 punti. Quali sono le attese per la giornata odierna? Possibile vedere una prosecuzione già nei prossimi minuti ed eventualmente nelle prossime ore di questo movimento di storno? Attualmente comunque da contestualizzare come un semplice movimento correttivo. Evidenziate sul grafico una prima area supportiva compresa tra 1710 e 1703 punti, livelli che a mio avviso potranno vedere un successivo ritorno degli acquisti. Se da un lato abbiamo per esempio gli indicatori su ampi time frame, come quello analizzato H4, ancora in forte area di percomprato, viceversa su base oraria gli indicatori si stanno avvicinando alla fase, all'area di ipervendute, quindi in caso di test di tali livelli di supporto si potrà definire successivamente un ritorno degli acquisti. Ecco, per negare questo outlook di positività, poi nelle prossime ore, nelle ore a venire, dovremo registrare una violazione del supporto proprio in area 1703 punti, che definirebbe viceversa un ulteriore movimento discendente fino a 1688 punti. Forte positività è registrata ieri viceversa sulle borse del vecchio continente che ovviamente hanno beneficiato dell'annuncio del mancato tapering della vigilia avvenuto proprio in serata. Quindi una giornata assolutamente positiva per tutte le borse del vecchio continente, soprattutto per Piazza Affari, per il nostro Futuro Fuzzy MIB che si è rivelato il migliore di giornata in salita di oltre un punto percentuale. A seguire molto ben impostati anche sia l'IBEX di Madrid che il FTSE 100, entrambi in salita dell'1,01%. Che cosa è accaduto ieri sul futuro inglese? Avevamo evidenziato già la vigilia come il futuro avesse raggiunto un'importantissima area supportiva, stante tra 6.527 e 6.533 punti, livelli che hanno portato già nel pomeriggio di mercoledì un parziale ritorno degli acquisti. Abbiamo raggiunto poi in serata molto velocemente il nostro primo target rialzista 6.604 punti e proprio nella giornata di ieri, nella prima parte di seduta, abbiamo avuto un retest dei massimi relativi precedenti, a cui è seguito poi un leggero movimento di storno, chiusura per il FTSE 100 in area 6.617, con la prospettiva eventualmente di correggere ancora leggermente da tali livelli prima di ripartire a rialzo e raggiungere le resistenze statiche stanti in area 6.705-6.716 punti. Giornata molto importante quella di ieri per Piazza Affari, come vi dicevo appunto è stata la borsa più brillante in Europa e a seguito della tenuta dell'importante supporto statico evidenziato già nei giorni scorsi a 17.313 punti, questo ha permesso al nostro futuro principale di raggiungere proprio ieri in apertura i nostri obiettivi rialzisti, 17.898, 17.974 punti, che erano appunto i target del movimento ascendente. Un'apertura in gap up registrata ieri per Piazza Affari, che ha superato altresì questi livelli, un'apertura a 18.074 punti, da cui poi si è definita una giornata in 3D range, quindi una fase laterale,
con chiusura 18.029 punti. Come comportarci per l'ultima seduta di settimana? Sicuramente il primo livello da monitorare attentamente sono proprio i massimi di ieri, livelli che se non verranno oltrepassati dal nostro futuro potranno mettere fine a una prima parte del movimento direzionale iniziato lo scorso 4 settembre, disegnando così una correzione di circa 500 punti fino all'importante supporto stante a 17.572 punti. Viceversa, qualora Piazza Affari dovesse mostrare ancora la forza di superare i propri massimi di ieri, potrebbe proseguire questa fase di allungo, andando a chiudere così la settimana in prossimità della successiva resistenza stante in area 18.330 punti. Nel breve, tuttavia, riteniamo che con maggiore probabilità si possa appunto definire una correzione sul nostro mercato. Andiamo a vedere anche che cosa è accaduto nelle ultime ore sul mercato Forex. Partiamo oggi dal cable, facendo un'analisi su base settimanale. Importantissima quest'ottava sicuramente per il cross valutario, in quanto ha raggiunto quello che era il nostro obiettivo rialzista, stante in area 1,60, livello che avevamo definito nelle precedenti settimane, a partire dal mese di marzo, in area in corrispondenza dei minimi di periodo a 1,48, livelli dove si era definita un'area di inversione rialzista che appunto ha permesso al cross valutario di raggiungere l'obiettivo in area 1,60 proprio questa settimana. Definita altresì per le settimane a venire un'importante area di resistenza che il cable ha testato proprio nelle ultime giornate, compresa tra 1,6132 e 1,6211, livelli che a mio avviso potranno definire una correzione anche di ampie dimensioni. Primi importanti segnali di conferma riguardo al nostro outlook rialzista sul cross valutario euro contro sterlina. Dopo la tenuta molto ben definita dei principali supporti statici in area 0,8375 e 0,8355, ieri il cross valutario ha definito un forte movimento ascendente. Molto interessante poi la conferma e quindi la definizione di questo pattern candlestick su base giornaliera con chiusura davvero prossima ai massimi intraday. Questo è assolutamente un segnale di positività e di conferma del nostro outlook positivo anche per le prossime settimane. Dove abbiamo incominciato viceversa a registrare una correzione sul dollaro australiano nei confronti sempre della moneta americana. Abbiamo raggiunto delle importanti resistenze statiche poste tra 0,9492 e 0,9543, livelli dove altresì si sono definite delle chiare divergenze negative, quindi dei primi segnali di indebolimento di questo trend ascendente. 0,9446 in questo momento il prezzo battuto dal cross valutario, con possibilità di stornare ancora nelle ore a venire di circa una cinquantina di pips. Infatti il primo supporto è posto in area 0,9397. Andiamo ad analizzare i dati macro più importanti per la giornata odierna. Come possiamo vedere, sarà una giornata priva di dati macro di rilievo. Nessun dato verrà pubblicato a Wall Street, dove tuttavia dobbiamo segnalare l'intervento di tre membri della Fed. Qui sarà molto importante sentire soprattutto le dichiarazioni nel tardo pomeriggio europeo di Bullard, riguardo appunto quelle che potranno essere le decisioni future della Fed, riguardo ovviamente ancora una volta al possibile inizio del tapering. Sul mercato europeo l'unico dato da segnalare verrà pubblicato nel pomeriggio, si tratta alle ore 16 della fiducia dei consumatori europei. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.